You're listening to RKO Radio. Carlo Chicco per RKO per questa seconda giornata di live per la Arezzo Wave 2023 in diretta dal Teatro Comunale di Cavriglia. E dopo alcuni incontri molto interessanti, perché nel pomeriggio si sono tenuti gli incontri con i Tè de Bois, che presentavano i loro 30 anni di carriera, dallo scrittore Pasquini all'intervento di Paolo Hendel, all'intervento delle Krapka Koma dall'Ucraina, e si passa a live con Provinciale, Atwood, Le Cose Che Non Dico, Nesima Park, Mario Rossi Fa Rap e gli Edel, che sono le band che arrivano poi dal contest nazionale. Krapka Koma dall'Ucraina, live, e poi special guest sul palco del Teatro Comunale di Cavriglia, la performance di Big Mama. Un saluto a tutto lo staff di Arezzo Wave, a tutti quelli che hanno reso possibile questa edizione 2023, il direttore artistico Mauro Valenti, Emanuela Fabiano, la voce di Sara Nocciolini, che vi ha accompagnato in queste due giornate dal palco del teatro. Ma i ragazzi sono veramente tanti, tutti quelli che hanno appunto lavorato su questa nuova edizione 2023. A questo punto vi faccio ascoltare questa seconda giornata di live. Buon ascolto. E questa giornata è stata ricca di incontri all'Auditorium Mine, dove noi siamo tornati con piacere, perché quel posto è fortemente simbolico. Quel posto non fa parte soltanto dell'identità di Cavriglia, ma fa parte anche della sua storia. L'abbiamo ricordato quest'oggi e l'abbiamo raccontato alle Krapka Koma, che si esibiranno qui stasera, e con loro abbiamo appunto aperto quella finestra sull'Ucraina di cui vi parlavo prima. Lo so, vi sto dando tante informazioni, ma davvero noi arriviamo con l'energia e l'entusiasmo di questi due giorni. Quella di stasera è una serata importante. Stasera ci saranno la premiazione, l'assegnazione dei premi alla miglior band del contest di Arezzo Wave, la miglior cover, quindi il gruppo che presenterà il miglior brano reinterpretato, e la miglior proposta scelta da una giuria di giovanissimi. Quindi io vi chiedo un primo applauso proprio a loro, perché loro sono la linfa vitale, quello che ci ha ridato anche una bella carica. Sono i ragazzi del liceo artistico di Montevarchi, sono i giurati, li vedo lì e sono prontissimi con le loro cartelline. Gli altri li avete visto in giro per raccogliere immagini, video, quindi testimonianze di questa serata, così come hanno fatto ieri sera. Loro, insieme ad altri giovanissimi, tutti con meno di 21 anni, questa sera assegneranno uno dei tre premi, che è appunto quello che vi dicevo, della giuria Under 21. In programma ci sono altri sei finalisti del concorso, che si aggiungono ai sei di ieri sera, due headliner che siamo felici di presentarvi su questo palco, e una sorpresa su cui ovviamente non vi dirò niente fin tanto che non arriverà qui su questo palco, perché altrimenti non sarebbe una sorpresa. Una sorpresa molto spesso sono i gruppi che emergono proprio dalle selezioni di Arezzo Wave, e allora io chiamo i musicisti del primo gruppo, perché così anche loro smorzano un po' la tensione. Venite ragazzi, accogliamoli con un applauso, perché questa sera aprono loro e sono stati già con noi dal pomeriggio. Ogni gruppo rappresenta la propria regione, sono i finalisti, quindi coloro che hanno già vinto il titolo nelle loro regioni e che si contendono ovviamente quello nazionale, che rappresenterà l'Italia e non solo, perché cercheremo di portarli all'estero con la Fondazione Arezzo Wave Italia. Lo faranno attraverso la loro musica. Quindi credo che ci siamo. Partiamo dall'Emilia Romagna, questa sera partiamo da lì, poi faremo un viaggio su e giù per l'Italia, da nord a sud. E allora, la best Arezzo Wave Band Emilia Romagna è Provinciale. Ciao a tutti. Passerà come passa un sabato. Mi addormenterò senza più paura di niente. All'improvviso apro gli occhi e mi sveglio e non so bene perché. Ho dormito poco più di 3 ore, adesso eccomi qui. Potrei alzarmi e trascinarmi in cucina, chissà in frigo che c'è. Potrei prendere coraggio e
piace svegliarti e chiacchierare con te. Con te di che non so passerà, come passa un sabato. Mi addormenterò senza più paura di niente. Guardo dentro di me, o forse no. Quanto è borghese tutto questo, mi vergogno un po'. Non so più come sto, chi vincerà, né come stavo quando mamma ha lasciato papà. Ciò che è sepolto in me ritorna su, speriamo spunti fuori qualche bel ricordo. Quando ho incontrato te, e chi lo sa, manco ricordo quando e che mi hai dato un numero. Sento un rumore, cos'è? Il camion della spazzatura. È l'edicola di sotto che apre, e qualcuno che va già a lavorare, e la grande macchina che riparte come in ogni città, per produrre per il bene di chi tra poco tocca a me. E io che faccio? Non sono pronto, ho chiuso gli occhi proprio come te. Ho anche imitato il tuo respiro, forse rimpiango ciò che non ho più, o l'uomo che non sono mai stato. Passerà come passa un sabato, mi addormenterò senza più paura di niente. Guardo dentro di me, o forse no. Quanto è borghese tutto questo, mi vergogno un po'. Non so più come sto, chi vincerà, né come stavo quando mamma ha lasciato papà. Ciò che è sepolto in me ritorna su, speriamo spunti fuori qualche bel ricordo. Quando ho incontrato te, e chi lo sa, manco ricordo quando e che mi hai dato il numero. All'improvviso apro gli occhi e mi sveglio, ma va bene così. È già l'alba mentre dovevo dormire, ma mi addormento e... Ciao Gabriglia! Yeah! E se ho sbagliato pure io, non siamo quello che ci sembra. O ci si piace o ci si accontenta, io non farò da riserva, no. Io non ti farò nemmeno una carezza. Yeah, forse ho sbagliato come mi comporto, ho preso appunti. È che spesso mi trovo a trascrivere un foglio senza punti. Non riusciamo a chiudere questo discorso, che poi ti conosco a te. Vuoi solo l'opposto, siamo stanchi e ti imbarazzi. So quello che vuoi dire per davvero quando ti incazzi. E siamo scalzi, prende e panni, ma non voltarti, no, a guardarmi come di domenica. Tu gridi isterica e mi fai credere che nessuno qua ti merita. Mi fai la prega, ma quale tecnica? Non sono il tipo che si replica. Automobili, restami immobili, come poltrone squalcite dal sole all'interno di vecchi mobili. E siamo stanchi di fare pace tutti i lunedì. Non abbiamo più 16 anni, ma come faccio ad evitare? Ti do una mano e prendi il braccio, non farmi male. Ci vuoi coraggio se vuoi dubitare di me. È inutile restarci qui a guardare e qui a gridare. Domenica, tu gridi isterica e mi fai credere che nessuno qua ti merita. Mi fai la predica, ma quale tecnica? Non sono il tipo che si replica. Ah,
giornata chilometrica. Tutti insieme, raga. Yeah. Doveri domenica, doveri, doveri domenica, doveri. Come ti domenica, tu gridi isterica e mi fai credere che nessuno qua ti merita. Fai la predica, ma quale tecnica, non sono il tipo che si replica, non sono quel tipo che, non sono quel tipo che, non sono quel tipo che si replica. Grazie. Provinciale, best Rezzo Wave Band Emilia Romagna. Allora, aspetta, guarda, vieni. Vieni qua con me, non vi vengo addosso, promesso. Lo facciamo solo per un motivo. Ciao, vieni, fatti vedere. Perché già come ieri sera facciamo le riprese che ci permetteranno poi di ritrasmettere queste serate su una rete Teletruria che è del territorio, e quindi le persone potranno poi rivedere queste. Sei contento di molto. Così come, guarda, ormai ne approfitto perché siamo all'inizio, salutiamo, e lo facciamo proprio insieme a te con il tuo progetto, salutiamo gli ascoltatori di RKO che ci seguono in questo caso in diretta sulle frequenze di RKO, che è una radio di Bari. Carlo Chicco è il direttore artistico nonché nostro responsabile regionale, e quindi ci sento anche dalla Puglia in diretta. Detto questo, provinciale di nome e di fatto. Esatto. Perché per te la provincia è un carattere importante. Sì, deciso. Più che altro mi sono rifugiato in questo aggettivo una volta che mi sono trasferito a Milano. Non sentivo proprio che era una città che mi apparteneva. Allora, magari anche scherzosamente, i miei amici sempre là mi chiamavano provinciale, un provinciale, così. Però così, in maniera scherzosa, però ho capito che la città non fa per me, e diciamo che provincia è un aggettivo che qualunque persona ci si può ritrovare, cioè lo vedo come un luogo sicuro, un luogo che ti ricorda casa ovunque tu sia, quindi non sono solo io, ma sono anche i ragazzi, la band che mi segue, sono tutte le persone che vogliono definirsi così. Però, allora, tu hai detto Milano, ora sì. Milano è una città importante anche dal punto di vista... Certo. Musicale, quindi è vero che tu senti molto questa provincialità, questo venire sì. dalla provincia, però che cosa ti ha dato Milano a livello magari di crescita personale? Ma sicuramente, o musicale? Io faccio video di lavoro e quindi mi ha dato tanto, perché ci sono un sacco di opportunità, quindi lavorativamente parlando era l'unico ambiente in cui, cioè l'unica città in cui io mi sentivo di andare per poter realizzare il mio sogno, che era quello di fare video, eccetera, eccetera. Quindi è una mia passione che è diventata un lavoro. Poi parallelamente ho sempre fatto musica e ho portato le due cose su due binari paralleli. Il gruppo, visto che sì. giustamente prima facevi riferimento ai tuoi musicisti, sì. che per ovvi motivi di cambio palco rapido hanno già lasciato il palco al prossimo gruppo, ci parli un po' di loro. Allora, loro mi hanno accudito, perché praticamente avevano già tra di loro batteria, basso e chitarra, avevano già un gruppo che era sprovvisto di cantante, che se n'era andato. Quindi benevolmente sono arrivato, ho detto: ma queste sono le mie canzoni, vi va se le facciamo insieme? E loro hanno detto sì, ok. Poi abbiamo trovato anche la tastierista successivamente, perché volevamo ampliare il gruppo, e è bello farlo insieme, cioè fare musica è bello farla insieme. Anche la scelta della cover l'avete fatta insieme, tu hai proposto il brano di Coez. Me l'hanno proposto loro, però, e poi dopo ci ho pensato, ho detto: cavoli, questo è un pezzo che in realtà mi ascoltavo quando andavo a ballare al liceo. Vabbè, adesso non è che ho 40 anni, però nel senso magari lì c'era l'altro ieri, però mi ricordava dei bei tempi quando avevo un gruppo composto da tante persone, tanti amici. Poi ovviamente con l'età, col lavoro si è un po' sfaldato, ognuno è andato per i propri fatti in Italia, quindi mi ricordavo quei bei tempi dove andavamo a ballare Cosmo, appunto, in discoteca. Com'è che l'hai reinterpretata a modo tuo? Ma abbiamo un attimo rimesso mano all'arrangiamento, anche a livello proprio di produzione, cioè l'attacco che non esiste nel pezzo originale. Abbiamo preso il bridge, l'abbiamo rimesso all'inizio, l'abbiamo un po' rimescolato, però fatto nostro, ecco. Vedremo poi quale sarà il giudizio e il riscontro da parte del pubblico, a cui chiedo ancora un applauso per Provinciale dall'Emilia Romagna
E guarda, guarda chi ci sta osservando, chi ti protegge da dietro la porta. L'angelo custode, il nostro responsabile regionale dell'Emilia Romagna, Nicolas. Yes. Quindi siete in ottime mani, glielo facciamo un applauso, perché noi andiamo orgogliosi davvero dei nostri responsabili regionali, noi ci consideriamo una grande famiglia. Abbiamo responsabili e referenti in ogni regione e questo è quello che ci permette di avere poi un contatto diretto anche con i gruppi, di poter seguire le selezioni e scoprire nuovi talenti, quindi il loro ruolo è fondamentale, quindi lo salutiamo e mi fa piacere ovviamente farlo insieme a te. Grazie ancora. Grazie mille, grazie Arezzo Wave. Io intanto lo seguo perché penso di potermi un po' riguadagnare il palco. Ditemi, vi dovete un po' sentire quello che ho da raccontarvi, tanto perché chiaramente le formazioni e i progetti musicali che sentirete sono diverse tra loro, perché il concorso che va avanti fin dall'inizio, quindi dall'inizio di Arezzo Wave, non ha mai posto limiti dal punto di vista dei generi musicali, anzi vuole dare libero sfogo alla creatività dei gruppi, quindi si va dal rock al pop al rap, e non è un caso che comincio a citare proprio questo genere, tra poco capirete perché. L'importante è che loro diano libero sfogo alla creatività, quindi sentirete progetti diversi e anche i cambi palco, quindi la strumentazione, le formazioni che vedrete sul palco sono diverse tra loro, quindi a volte c'è bisogno di qualche minuto in più e tra l'altro questa sera si aggiunge anche l'emozione per questa serata, perché anche noi siamo curiosi di sapere chi sarà l'artista o quale sarà la band che porterà in giro il nome di Arezzo Wave per tutto il 2023, e siamo anche curiosi di vedere quali sono i giudizi dei giovani che sono con noi. Ne approfitto, visto che siamo a inizio serata, a ringraziare ancora di nuovo il Comune e l'amministrazione comunale di Cavriglia, a cui vi invito a fare un applauso, perché ovviamente senza di loro e senza il loro appoggio non saremmo qui di nuovo su questo palco. Avremo modo di chiamare il sindaco sul palco alla fine della serata per consegnare uno dei premi. Di sicuro noi abbiamo portato avanti un lavoro che è partito praticamente l'anno scorso, quando ci siamo salutati, per fare sì che il festival potesse crescere, sia dal punto di vista dei gruppi invitati, ma anche delle proposte internazionali. Ci siamo, perfetto. Dall'Emilia Romagna ci spostiamo al Veneto. Prima vi ho parlato di un genere musicale. Allora, sappiate che Mario Rossi fa rap e questo è il nome della band vincitrice nel Veneto. A voi. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Se il tempo tira e non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio di chi da dietro spera che tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa, gli serve solo sapere quello che paga la prima testa di cazzo che passa per strada. A loro basta trovare una scusa e tu con i tuoi discorsi del cazzo gliene dai una. La dittatura c'è ma non si vede, boh, parliamone, la gente scrive in rete, non credere alle favole, si dice buona fede, però il grilletto facile, guarda caso il nemico è sempre quello più fragile. Guarda caso il bersaglio è l'ultimo della fila, lo chiami il tuo nemico ma è solo una sua pedina. Capire chi tira le fila costa tempo e fatica, sta gente non è cattiva, a volte soltanto pigra. Vuoi tirare, tira, cosa aspetti, fallo, prendi bene la mira ma il polso sta già tremando. Non fare un passo falso, non aspettano altro, qui la ruota gira e domani sarà il bersaglio. Il mio nemico è scaltro e sa bene come fare, sa bene che ha un esercito fuori pronto a sparare, che aspetta il suo segnale per fare una strage. Non basteranno i tuoi riposa in pace. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella
nella fondina tiene le carte Visa, e quando uccide non chiede scusa. E se non hai morale, e se non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale. Soprattutto se hai qualche fottuta guerra da fare, non farla nel mio nome, non farla nel mio nome, che non hai mai domandato la mia autorizzazione. Non sarà nel mio nome che condannerai persone ad annegare in mezzo al mare o a crepare sotto il sole. Parole come invasione dette all'orecchio di chi ha già il dito sul grilletto. Il mio nemico è sveglio, il delitto è perfetto. Ti dice stai attento, ma ti sta dicendo: finché sei in tempo tirati basta un istante. C'è un lume in fondo alla valle, smetti di farti domande. Spara gli affatti da parte, alle tue stesse sembianze, ma è solo un pezzo di carne. Se lo colpisci alle spalle non se ne accorgerà niente. Non ci pensare se piange, non ascoltarlo se implora. Non ascoltare la voce che dice che è una persona. Se lo metti alla prova sicuro non ti perdona. Prendi quella pistola, Piero, sparagli ora! Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa. Nella fondina tiene le carte Visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa. Nella fondina tiene le carte Visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha un nome, non ha nemmeno religione. Il potere non lo logora. Il mio nemico mi somiglia, parla la mia lingua, terrorizza e rassicura me e la mia famiglia. Finché la gente ha paura può essere convinta che il nemico è tutto quello che non ci assomiglia. Ho paura del diverso, là fuori è l'inferno. Resto nel mio appartamento, da qua non esco. Cerco il mio nemico sopra questo schermo, però riesco a vederlo solo quando è spento. Buonasera a tutti e a tutti, noi siamo i Mario Rossi Farap da Verona. Il prossimo pezzo si intitola Galimberti. Come ti diceva il prete devi avere fede, come ti diceva il premier andrà tutto bene. Il colloquio come è andato faranno sapere, devi avere fiducia, questo è un grande paese. Come ti diceva il prete devi avere fede, come ti diceva il premier andrà tutto bene. Il colloquio come è andato faranno sapere, devi avere fiducia e un po' meno pretese. Il tuo paese che ti chiede un contributo, perché pare che qualcuno ha avuto un po' più del dovuto. Chi ci ha preceduto ci ha lasciato un altro buco nell'ozono, nel bilancio il terzo è dove stai seduto. Questo è tutto, adesso un'altra crisi di governo, mentre piovono le bombe, il ghiaccio si sta sciogliendo. Il futuro del pianeta non è mai stato più incerto, e questi vogliono che faccio pure un figlio. Ma che è uno scherzo? Io non faccio un cazzo e non mi faccio ricattare. Scrivi pure sul giornale che non voglio faticare. È un fatto generazionale, l'ha detto pure il borghese, cerca personale, si è morto di fame un altro cameriere. Ma va tutto bene, l'Italia in fondo è questa, una repubblica fondata sulla gavetta, sul lavoro gratis, pagato in esperienza, finché gli vai bene, poi la porta è quella. Sì, ma io ci credo ancora nonostante tutto, nonostante tutti i fallimenti, credo ancora nel futuro e Galimberti muto, Galimberti muto, Galimberti. Credo ancora in sto paese anche se mi ha deluso, anche se mi ha venduto e fatto pezzi. Umberto, c'hai ragione, io non posso darti torto. La mia generazione non vuole cambiare il mondo. Non sogna la rivoluzione, neanche la pensione. Non lo so che cosa vuole, perché non so cosa voglio. Non so qual è il mio posto, non so se ne avrò uno. Ascolto un altro stronzo che mi parla di futuro, che mi chiede di avere entusiasmo, partecipare, ma in cabina elettorale so solo chi non votare. Non chiederci di avere obiettivi o speranze. A noi certe promesse neanche si sprecano a farle. Ha fatto le valigie perché ne ha piene le palle. C'è chi paga le bollette con le mance, c'è chi nella vita aspetta un'occasione, una sola. C'è chi vorrebbe un lavoro e chi ne ha uno che odia. C'è chi cerca da 30 anni una strada che non trova. E c'è chi muore in un cantiere invece di andare a scuola. Sì, ma io ci credo ancora nonostante tutto, nonostante tutti i fallimenti. Credo ancora nel futuro e Galimberti muto, Galimberti muto, Galimberti. Credo ancora in sto paese anche se mi ha deluso, anche se mi ha venduto e fatto a pezzi. Credo ancora nel futuro e Galimberti muto, Galimberti muto, Galimberti.
Voglio credere davvero che cambierà tutto. Credo ancora in sto paese anche se mi ha deluso. Voglio che serva qualcosa, che mi faccio il culo. Credo ancora nel futuro, tu chiamami illuso. Cazzo, voglio lavorare, accendere un mutuo. Credo ancora in sto paese nonostante tutto. Ma io voglio laurearmi, aprire uno studio. Credo ancora nel futuro e Galimberti muto. Come ti diceva il prete, devi avere fede. Come ti diceva il premier, andrà tutto bene. Il colloquio come è andato faranno sapere. Devi avere fiducia e un po' meno pretese. Galimberti, credo ancora in sto paese anche se mi ha deluso, anche se mi ha venduto e fatto a pezzi. Galimberti. Grazie. Mario Rossi fa rap. Best Arezzo Wave Band Veneto, vieni, conquistati anche tu il tuo applauso proprio ravvicinato con il pubblico. Senti, io vorrei partire proprio dalla cover, che è il primo brano che tu hai fatto. Il mio nemico di Daniele Silvestri, che è un amico storico, non so, c'è stato tantissime volte sul palco di Arezzo Wave, quindi lo conosciamo molto bene. Come mai questo brano? Noi non abbiamo tendenzialmente cover nel nostro repertorio, ma quando ci avete chiesto di farne una, abbiamo pensato a quella che è la nostra proposta musicale, che è concentrata, che è incentrata sui testi. Quindi abbiamo deciso di partire da un pezzo che avesse un testo notevole e abbiamo scelto questa canzone perché è una delle mie preferite. E niente, il nostro insomma è un rap che nasce dal cantautorato prima che dal rap vero e proprio, e quindi mi piaceva avere l'occasione di mischiare queste due cose, che insomma un testo molto bello, abbiamo provato a metterci del nostro e speriamo che vi sia piaciuto. Tutto qui. Prima hai detto, sì ve lo lascio fare liberamente l'applauso. Prima hai detto il mio, poi ti sei corretto subito, nostro progetto, perché allora Mario Rossi fa rap, di fatto è il tuo progetto, nasce da te, l'idea è tua, poi ovviamente ti sei unito ai tuoi musicisti. Sì, esattamente, è andata proprio così, io ho iniziato a fare rap appunto e quando avevo 16-17 anni, dopodiché ho avuto la necessità di portare qualcosa di più personale che andasse oltre un beat che magari poteva, una base che poteva essere proprio meno personale, appunto un po' più e quindi ho avuto la necessità di collaborare con dei musicisti, che sono i quattro musicisti che mi hanno accompagnato questa sera. Colgo l'occasione per presentarveli: Tobia Benetti alla batteria, Sebastiano De Gaspari alla chitarra, Emiliano Baldassarri ai cori e alle tastiere e Jacopo Castellani al basso, sintetizzatore e cori. Quindi ringrazio loro prima di tutto, senza i quali non ci saremmo tolti qualche soddisfazione, quindi grazie mille a voi, grazie a loro e grazie a tutte e a tutti. Sai che il tuo batterista ha cantato tutto il tempo, anche il brano di Daniele Silvestri, tu non lo vedevi ovviamente perché eri di spalle, lo fa. Lato palco sì proprio, quindi insomma l'unione che c'è tra di voi si sente sicuramente. Progetti futuri, cosa bolle in pentola, si dice di solito? Allora, è sempre una domanda difficile questa, perché le idee sono tantissime, la difficoltà è sempre quella di metterle in pratica per noi che stiamo cercando di rendere questa cosa sempre più seria, sempre più vera, sempre più un lavoro magari un giorno, e quindi è sempre difficile avere la possibilità di portare avanti i propri progetti. Di sicuro abbiamo tante cose da registrare, ci stiamo muovendo in questa direzione, stiamo cercando appunto di registrare tante cose che abbiamo scritto e che non abbiamo ancora pubblicato. Benissimo, grazie ancora. Grazie Mario Rossi fa rap, ti seguo, vengo anch'io con te, grazie. Perché lasciamo un minuto soltanto finire il cambio palco e poi vi annuncio il prossimo gruppo. Dal Veneto ci spostiamo alla Sicilia
con la Best Arezzo Wave Band 2023, che è Nesima Park. We'll be right back.
Grazie. Ciao. Ciao a tutti, noi siamo Onesima Park. Edoardo al basso, Enrico alla batteria e mi chiamo Carmelo. Grazie. Prossima è una cover di Neil Young, Quartets, The Killer. Was looking for a new word in the palace in the sound. The Sole Montezuma is cooking his empire. The subjects many colored, but the angry against the sea. Flatland, they died along the way. The bill died with the baron, though we still can't do today. To say, oh, and still I can't remember when I lost my way. Cortez, Cortez, I wanna kill life, what I.
Grazie. Nesima Park, Best Arezzo Wave Band Sicilia. Penso che posso prendere te, vero, per avvicinarci al pubblico, perché preparatevi, c'è una sorpresa, ve l'avevo detto all'inizio e siamo abituati a mantenere le parole date, quindi cerco di creare intanto un po', vieni, un po' di aspettative. Allora, dalla Sicilia, anche in questo caso, anche il tuo, è un progetto solista che poi ovviamente nasce come progetto solista e poi trova la massima espressione con altri musicisti. Esattamente, sì. Salve a tutti. Sì, Nesima Park nasce come progetto solista. Ho cambiato un paio di musicisti, ora sono da un anno e mezzo con loro, siamo la band, nel senso suoniamo assieme, facciamo musica assieme, i tour e tutto il resto lo facciamo sempre assieme. Quindi ormai è una band a tutti gli effetti. Ora è un trio, magari più avanti diventa un quartetto o qualcosa, un'altra chitarra o qualcosa. Quindi già vedi tra i progetti futuri quello di ampliare il gruppo? Sì, sicuramente, perché l'album che abbiamo registrato ha altre chitarre, ha altre a tastiere, cose del genere, però abbiamo pensato di portarlo così un po' più ruvido, un po' più scarno il progetto, perché ci piace suonare, ci piace il trio, secondo me a livello di impatto è super performante, quindi ci piace questo per ora. E allora vedremo, siamo curiosi di vedere come evolverà questo progetto. Intanto l'altra mia curiosità è legata ovviamente alla cover. Tu hai scelto un brano di Neil Young. Come è nata questa scelta? Come anche poi hai deciso di reinterpretarlo qui sul palco di Arezzo Wave? Allora, la scelta è nata da... Abbiamo noi tre, abbiamo iniziato a fare, diciamo, le prime volte che ci siamo visti questa cover. Quindi è quella che ci ha unito un po', è quella che portiamo anche negli spettacoli quando andiamo in giro, ed è l'unica cover che facciamo in mezzo a tutti i nostri brani. Quindi, come dicono tutti, ce la sentiamo molto a cuore, no? La sentiamo a cuore, quindi abbiamo pensato di portarla qua oggi. Beh, anche perché quello che hai detto ha dato il via al progetto, quindi, come dire, è un po' un portafortuna. E allora vediamo se vi porterà fortuna anche questa sera. Intanto ti lascio prendere ancora l'applauso del pubblico. Nesima Park, Best Arezzo Wave Band Sicilia. Io faccio un attimo rientro sul palco perché vorrei proprio prendere per mano un carissimo amico che vi chiedo di accogliere con un applauso, Massimo Pasquini. Vieni Massimo. Con Massimo, e questa è la sorpresa. Buonasera. È la sorpresa. Con Massimo questo pomeriggio all'Auditorium Mine abbiamo presentato un libro bellissimo, non sono di parte, sono sincera, è questo. È il libro che racconta i 30 anni di una band straordinaria, di un gruppo legatissimo, proprio continuando quel discorso che facevamo con gli altri musicisti. 30 anni di Tête de Bois. Eh sì, è stato un incontro molto bello, perché non solo si è festeggiato questo trentennale, ma c'è stata la possibilità di ritrovare molti amici con i quali Tête de Bois si sono incontrati in varie edizioni di Arezzo Wave, e io personalmente ho lavorato per un'edizione e mezzo, diciamo, ed è stato molto ma molto affettuoso, e questo connubio che ha fatto sì che stasera a sorpresa si esibiranno i ragazzi, è il degno festeggiamento dei 30 anni di un gruppo che non ha mai avuto una defiance nella carriera, ha continuato a lavorare sempre in situazioni diverse e sempre rinnovandosi. E questo libretto racconta le loro vite, la loro storia e l'amore che hanno messo nel loro lavoro, con una grandissima quantità di amici, ospiti, personaggi importanti che hanno collaborato con loro dal palco di Sanremo fino all'ultimo svincolo autostradale. Tra questi amici, questo pomeriggio insieme a noi c'era Paolo Händel, che ha letto alcune pagine di questo libro come lui sa fare. Paolo Händel è uno straordinario uomo di teatro e è anche amico dei Tête de Bois.
con Paolo Wendel in diverse occasioni ci siamo incontrati, ha saputo interpretare anche a modo suo qualcosa che era stato pensato per una pagina scritta, l'ha teatralizzato, è stato veramente molto divertente. Mi dispiace per chi non c'era. Infatti. Abbiamo la possibilità di ascoltarli. Io volevo presentarli, non so se si può fare. Ok, quindi Carlo Amato al basso. Con l'applauso. Allora, io non voglio fermare mai gli applausi, quindi voi fateceli arrivare, perché... Angelo Pelini alle tastiere. Luca De Carlo alla tromba. E Andrea Satta alla voce. Loro sono i Tête de Bois, qui non li trovate nella locandina perché il tutto è nato questo pomeriggio, ve lo posso garantire, e chi c'era l'ha visto proprio. Ci siamo messi d'accordo mentre loro parlavano, Paolo Wendel recitava, Mauro Valenti ci ha tirato da parte, ha detto anche questa sera in scena. Comunque sia, questo libro si può ordinare per posta, ma da qualche parte è anche in vendita. Tra l'altro ci sono delle foto meravigliose, proprio molto molto belle, oltre alle tue parole, Massimo. Lasciamo il palco. Buonasera. Tête de Bois. Non si può essere seri a 17 anni, locali rumorosi di luci sgargianti e di bicchieri pieni, di limonata fresca e sotto i tigli verdi, a passeggiare e basta. Sono belli i tigli quando giugno arriva, l'aria è così dolce che se la si respira si sente bene il suono della città vicina. Si sente bene il vino mischiato alla benzina. E poi all'improvviso guardare più lontano, scoprire un po' di cielo in mezzo a qualche ramo, e quell'azzurro scuro pare trafitto appena da una stellaccia bianca che dolcemente trema. A 17 anni a giugno ci si lascia andare, la linfa è uno champagne che ti farà ubriacare, sulle labbra schiuse immaginare un bacio e poi dimenticare di non averlo dato. Mentre il cuore sogna romanzi da appendice, sembra di vedere in quella poca luce il volto di una donna che donna non è ancora. Però come si muove se ti guardassi ora? E visto che ti trova immensamente ingenuo, mentre fa ballare leggermente il seno, lei si gira e segue il movimento, poi non parli più, però rimani attento. E sei innamorato, innamorato perso, sarai noleggiato fino al 30 agosto, e gli amici intorno se ne andranno presto, fino al giorno in cui ti avrà risposto, e quella sera andrai al solito locale, stessa limonata, identico rumore. Non si può essere seri a 17 anni, sotto i tigli verdi, passeggiare lenti. Quella sera andrai al solito locale, stessa limonata, identico rumore. Non si può essere seri a 17 anni, sotto i tigli verdi, a passeggiare lenti.
non solo l'1%, ma credetemi esistono in gran parte spagnoli. Chi lo sa mai perché penseresti che in Spagna proprio non li capiscono? Sono gli anarchici. Ha raccolto già tutto di insulti e battute, più hanno gridato, più hanno ancora fiato, hanno al posto del cuore un sogno disperato e le anime corrose da idee favolose. Non solo l'1%, ma credetemi esistono figli di troppo poco o di origine oscura, non li si vede mai, che quando fan paura sono gli anarchici. Mille volte sono morti come indifferente, con l'amore nel pugno per troppo e per niente, han gettato testardi la vita alla malora, ma hanno tanto colpito e colpiranno ancora. Solo l'1%, ma credetemi esistono, e se dai calci in culo c'è da incominciare, chi è che scende per strada non lo dimenticare, sono gli anarchici. Hanno bandiere nere nella loro speranza, la malinconia per compagna di danza, coltelli per tagliare il pane dell'amicizia, del sangue pulito per lavare la sporcizia. Non sono l'1%, ma credetemi esistono, stretti l'uno con l'altro, e se in loro non credi li puoi sbattere in terra, ma sono sempre in piedi. Sono gli anarchici. Vi lascio prendere tutto l'applauso del pubblico e avevo veramente timore di interrompere questo momento bellissimo, davvero grazie, grazie ai Tête de Bois. Io chiamo ancora accanto a me Massimo Paspini, aspettate che scusate passo davanti, però vi lascio spazio. Allora,
Per voi è stata una sorpresa, più che una sorpresa mi piace dire che è stato veramente un regalo quello che ci avete fatto questa sera. Vieni, vieni Massimo, vieni con loro, perché tanto sei il quinto, lo posso dire, sei il quinto Tête de Bois. Il tutto è nato questo pomeriggio, non vi siete tirati indietro, avete detto subito di sì. Allora andiamo magari un po' più avanti, così vi faccio avvicinare al pubblico. Non mi piace parlare di improvvisazione, perché è venuto tutto talmente bene che è stato veramente un bel momento. Grazie a Mauro Valenti, grazie ad Arezzo Wave, a questa splendida pagina della cultura italiana che trova nei ragazzi la nuova energia, i progetti di domani. Noi auguriamo a queste band di fare tantissima strada, di divertirsi, di innamorarsi sempre di più della musica. Noi ci stiamo divertendo, ci siamo divertiti, penso che continueremo a farlo. In questo libro ci sono tante storie bellissime che riguardano anche la nostra amicizia, anche la vita di una band. Una band è un luogo fantastico dove si incontrano poi le vite e dove anche quello che non va bene poi diventa in qualche modo energia per scrivere e per diventare un'altra cosa. Io volevo dire grazie di cuore. Aggiungo solo una parola, perché ne parlavamo prima con Massimo. Massimo, se vuoi ovviamente ti lascio il microfono quando vuoi. Abbiamo detto una parola, spontaneità, che direi è stato il tratto forte dell'incontro di questo pomeriggio. Spontaneità e anche sincerità, l'essere davvero sinceri, l'essere se stessi, avere il coraggio di essere se stessi, e quella spontaneità del che condividete, direi, come band, 30 anni sono veramente un pezzo di vita. Sì, beh, soprattutto calcolando che la nostra band, appunto definita interstiziale, ha suonato veramente nei luoghi più improbabili, alla coda alla posta, nei quadrifogli autostradali, nella vasca dei leotari allo zoo, nelle gabbie degli operai della Fiat Sata di Melfi, sui tram, sui treni, nelle ferrovie, nelle miniere abbandonate, negli ascensori del Ministero delle Finanze a Bercy, a Parigi. E il palco a pedali è la nostra idea, che mette 100 biciclette a pedalare e produrre per uno spettacolo per 1000 spettatori, ha fatto sì suonare noi in giro, ma ha anche ascoltato i nomi delle 1000 vittime delle mafie nella giornata mondiale contro le mafie, soltanto nomi di vittime delle mafie lette dai parenti, dai figli, dalle mogli di persone per bene uccise dalla mafia, e il suono, il rumore e la poesia, il canto delle catene delle biciclette ad accompagnarli. Oppure quando abbiamo fatto parlare a Piazza del Popolo Greta Thunberg qualche anno fa, quando lei ha sottolineato come tutti noi dovremmo sapere che c'è una vera emergenza, l'unica, fondamentale, dalla quale dipende la vita di tutti nel pianeta, che è quella ambientale. Il parco a pedali è ormai un luogo nel quale ci si incontra, è uno stimolo per parlare delle cose che contano davvero. Quella che conta più di tutte, da cui derivano tutte le ingiustizie, è il tema ambientale. Grazie. Tête de Bois e Massimo Pasquini, grazie. Grazie davvero per questo straordinario regalo che ci avete fatto. Prendiamoci ancora giusto un minuto, che ci serve per goderci fino in fondo questa esibizione e poi riprendere con i gruppi di Arezzo Wave Contest. Un'altra isola, dalla Sicilia, dove ci eravamo fermati prima, andiamo in Sardegna. Anche in questo caso è un progetto solista, ma i musicisti, come vedete, sono già pronti ad accogliere le cose che non dico. Quest'alba e te lo porto al risveglio,
fatto tutto quello che potevo per te, che sei tutto quello che volevo. Ragazzino ero bravo, qui leggo, e cazzo è chiaro che adesso mi leggo. Dici di sì mentre te ne vai, un po' di te rimane qui anche se non vuoi. Amami o facci un casino, 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 amami o facci un casino. No! Sono partito senza salutare e senza fare il biglietto. Ma in fondo cosa avrei dovuto fare? Boh, forse lasciare un biglietto e fare la figura dello scemo. Era meglio se non ti conoscevo. Tu a giocare sei brava davvero, ma non con me. Dici di sì mentre te ne vai, un po' di te rimane qui anche se non vuoi. Amami o facci un casino, 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 amami o facci un casino. No! Dimmi cos'è che vuoi da me, dimmi cos'è che vuoi da me, dimmi cos'è che vuoi da me. Lo sai che c'è, oh! Sotto l'onda di Opusai ci promettiamo il sole e il cielo delle Hawaii, ma non ti basta mai, vuoi solo il mio wifi. Pronto, cos'è che c'hai? Sei presa male? Hai rotto un altro cellulare, a me non calma neanche il mare. Cosa mi chiami solo se stai male? Ho casa nuova e devo sistemare le tue scarpette sopra il comodino. Ti vorrei odiare, cazzo che fastidio. Non sarò l'ultimo né il primo. Dici di sì mentre te ne vai, un po' di te rimane qui anche se non vuoi. Amami o facci un casino, 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 amami o faccio un casino. Grazie mille. Al basso Massimo Diana, alla batteria Sergio Lasi, io sono Le cose che non dico e adesso vi propongo un mio pezzo, Fatta così. Casa sembra un deserto se non ci abiti tu, nel cassetto hai lasciato il fumetto che non leggi più. Ti ricordi che bella Londra dalla tua stanza? E mangiare cinesi alle sei, non averne abbastanza. Dici che un carattere di me, da poi fai chilometri per dirmi amore e resta. Mi fai impazzire quando siamo spalle contro spalle, non so cosa pensi, ma tu sei fatta così. Sulle mani! Ed io sono un casino, vero? Sei proprio fatta così, sì. Così mi fa incazzare sul serio, ti giuro. Se litighiamo ci risolviamo con un bacio e mezzo. Mi manca il fiato se ci penso che ti perdo, oh. Ma che cazzo ne sai delle volte che ho pianto per il tempo che ho perso a cercarti dentro un abbraccio. Ti ricordi che bella Londra dalla tua stanza? Non aveva importanza di chi era la colpa. Dici che un carattere di me, da poi fai le fusa se ti bacio ad una festa. Mi fa impazzire quando stiamo spalle contro spalle, non so cosa pensi, ma tu sei fatta così, così, così. Io sono un casino, vero? Sei proprio fatta così. Così mi fa incazzare sul serio, ti giuro. Se litighiamo ci risolviamo con un bacio e mezzo. Mi manca il fiato se ci penso che ti perdo. Come Eros e Thanatos ci bruciamo in un attimo, poi ti spaccio un abbraccio. Ci strappiamo i vestiti nel buio, che spettacolo. E vi del tuo disordine sul cuscino di Iron Man, poi ti faccio un dispetto.
ricominciamo da capo, da capo. Se litighiamo, ci risolviamo con un bacio e mezzo. Mi manca il fiato se ci penso che ti perdo, oh, che ti perdo, che ti perdo. Ma tu sei fatta così. Grazie mille. Le cose che non dico. Best Arezzo Wave Band Sardegna. Vieni anche noi, andiamo qua davanti. Allora aspetta, guarda, vieni lì così. Sì, per l'inquadratura è bene che rimangano i gruppi. Quali sono le cose che non dici? Parto da qui. È quello che mi chiedono tutti. Essendo una persona particolarmente introversa e timida, ho cercato di canalizzare questa timidezza attraverso la musica, in particolar modo nei testi. E quindi diciamo che tutto ciò che non riesco a raccontare verbalmente o comunque ad esprimere, lo scrivo dentro le canzoni. Quindi queste sono le cose che non dico. Avevo immaginato, perché leggendo la tua biografia avevo visto che per te la musica è stato proprio un modo per raccontarti e liberarti anche in un certo senso. Tu però con la musica ci convivi da sempre, da piccolina, quando hai iniziato a studiare pianoforte e solfeggio. Sì, ci convivo da sempre ed è un po', insomma, un rapporto. Il rapporto che ho con la musica è un po' il rapporto che si ha nelle relazioni, no? Un po' di amore e odio ad un certo punto, perché fa tanto bene però fa anche tanto soffrire a volte. Quindi è difficile trovare un giusto equilibrio, però sto cercando, diciamo, di trovarlo piano piano. Non è facile, però ci sto provando. Quanto ti aiutano i tuoi musicisti, con cui insomma l'intesa penso è arrivata anche al pubblico, nel superare quel rapporto di amore e odio che dicevi che hai con la musica, che un po' tutti forse un po' abbiamo nelle cose che ci appassionano? Allora, questa è una formazione peraltro neonascente, quindi sono molto felice e orgogliosa di averli portati qua, perché abbiamo da subito trovato un'intesa paurosa e questo penso che sia super importante per un gruppo. E devo dire che loro mi stanno veramente dando una grossissima mano, perché nella collettività c'è sempre, diciamo, si trova in qualche modo un equilibrio e questo è super importante, e io credo enormemente nel potere della collettività, quindi sono felicissima di averli con me a bordo. Anche a te, domanda di rito sulla cover, perché ricordo anche al pubblico che la cover, la miglior cover, è uno dei premi che saranno assegnati proprio questa sera. Tu hai scelto un brano di Coez, come mai? La mia risposta potrà sicuramente essere super banale, però è sincera. Ho scelto un pezzo di Coez perché mi piace tantissimo Coez, ha scritto pezzi meravigliosi, probabilmente questo non è uno di quei pezzi meravigliosi, però essendo un mio sogno probabilmente fare un featuring insieme a lui, ho pensato di proporre Faccio un casino, proprio perché è un po' più semplice e a me andava di, diciamo, fare un feat con lui su questo pezzo, anche perché mi rappresenta parecchio. Allora, fare un featuring con Coez è uno dei progetti futuri, un altro nell'immediato, sì sì, ce lo mettiamo anche quello. Non è un proprio, è un progetto e un sogno, ovviamente, non è un progetto imminente, però diciamo che sarebbe veramente tanto bello, con lui e con tanti altri grandi artisti, insomma. Progetti imminenti, sicuramente uscita di altri singoli, nuovi pezzi, si spera entro la fine dell'anno di far uscire un disco, ci si sta lavorando. In bocca al lupo allora. Le cose che non dico dalla Sardegna. Quello di stasera è un po' un fil rouge, il fatto che siano progetti solisti che però hanno dei musicisti di fatto che sono parte integrante di questi progetti, e anche il caso del prossimo gruppo, quindi io lascio spazio e gli ultimi secondi ai musicisti per allinearsi tutti e poi torno ad annunciarvi il prossimo gruppo. 1, 2, 3, ciak ciak. 1, 2, 3. Ehi, sì.
E allora ci siamo, anche lui si è sincerato che fosse tutto pronto. Best Arezzo Wave Band Lazio, Edel. Potremmo avere poteri assurdi e stare svegli la notte senza dimenticare di posare il mantello ogni tanto, che anche i supereroi hanno bisogno d'amore e di dormire. Potresti essere scesa da Venere per guardare distratta passi e cadute di un ballo improvvisato per poterti sfiorare. Ci sono volte che anche gli dèi si fermano per tenerti la mano. Ci sono volte che anch'io mi fermo per guardarti dormire. E potrei aiutarti a lasciare andare le volte che ti hanno vietato di essere come vuoi essere tu. E sarebbe bello ci fosse buio su questa terra per mostrare meglio ai pianeti ciechi che puoi brillare. Gli occhi grandi abbastanza, le spalle magre e l'amore. Promettimi di invecchiare solo quando i tuoi miti vorranno farlo e di gioire delle cose banali, perché siamo pieni di ferite nuove che non potrai guarire con la gloria, perché anche i supereroi hanno bisogno di una casa in cui tornare. E potrei aiutarti a lasciare andare le volte che ti hanno vietato di essere come vuoi essere tu. E sarebbe bello ci fosse buio su questa terra per mostrare meglio ai pianeti ciechi che puoi brillare con gli occhi grandi abbastanza e nonostante le spalle magre. Tornerai ancora. Buonasera Teatro Comunale di Gavriglia, grazie. Questo è Edel. È un piacere essere qui, vorremmo ringraziare Arezzo Wave. Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato su questo palco, a partire dalla fonia lì giù, a finire con la fonia qui su. Sara che presenta. Il prossimo brano è un brano un po' rischioso per certi versi, però
a volte va anche così. Buon proseguimento di serata. Solamente ieri sera io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi, e tu tu sei arrivato, mi hai guardato e allora tutto è cambiato per te, mi sei scoppiato perché all'improvviso. Sarà perché mi hai guardato come nessuno m'ha guardato mai. Mi sento vivo. Ora io non ho capito ancora, non so come può finire quello che succederà, ma tu l'hai capito e ho visto che eri cambiato anche tu, mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso. Non lo so perché, all'improvviso. E sarà perché m'hai guardato come nessuno m'ha guardato mai. Mi sento vivo. Grazie. Pasquale Di Pace, Matteo Morini, Alessandro Recanati, Pietro Falco. E ti presento io, Edel, Best Arezzo Wave Band Lazio. Vieni qua davanti, si vedi tranquillo. Guarda, facciamo con il mio, andiamo sul sicuro. Allora, io gli avevo promesso che l'avrei pronunciato bene il nome con la E chiusa e non con la E aperta alla toscana. È andata? È andata, meno male. Fatto questo. Allora, 2023, possiamo dire che è il tuo anno fortunato? Perché tu nella tua biografia scrivi che il tuo progetto, Edel, appunto, trova compimento proprio nel 2023. Sì, però... Non sono convintissimo. No, possiamo sperare che sia il mio anno fortunato, mancano 2 mesi, quindi dobbiamo anche un po' sbrigarci per certi versi. Però sicuramente lo è stato aver trovato la possibilità di avviare una serie di collaborazioni, di mettere giù questo primo album che è ancora lì in fase di lavorazione, avere la possibilità di fare un gioco, di dire ok, però proviamo comunque questa storia di Arezzo Wave, vediamo che succede. E poi... vederlo realizzarsi qua è già sicuramente un primo grande passo, sì. Vediamo allora in questi 2 mesi se questo primo album riesce a uscire, a diventare pubblico. Allora, nel tuo progetto c'è tutta una riflessione sui 30 anni. Cosa significa avere 30 anni oggi? Caspita, cosa significa averne 31, visto che addirittura nel frattempo li ho superati abbondantemente 30? Cosa vuol dire? Vuol dire avere tante aspettative e avere anche la consapevolezza che talvolta non c'è così tanta possibilità di colmarle. Vuol dire provarci in ogni modo e non essere sempre sicuro che alla fine poi ci riuscirai.
Vuol dire presumibilmente anche avere tanta energia e tanta voglia comunque di raccontarsi, ecco, cioè, poi io spesso faccio vincere la parte depressiva, non so se l'hai notato, però, però onestamente vedo anche poi l'immensa energia che da questa generazione arriva. Non mi dilungo in analisi sociopolitiche, non devo stare qui io a dire che la mia generazione è anche una generazione che scappa, però è anche una generazione che resta, e fino adesso io, piccola formica di questa generazione, resto. Resti e con i tuoi 31 anni hai avuto il coraggio di cimentarti con un'artista immensa come Mina, perché la cover che hai scelto è appunto uno dei suoi brani. Ora, una voce straordinaria, un personaggio grandissimo, come l'hai affrontata questa sfida, direi notevole? Tra l'altro, insomma, tu con la tua voce ovviamente maschile. Intanto quella è stata una scelta. Anche noi, sentivo qualcuno degli altri gruppi che prima diceva non avevamo un repertorio, forse Mario Rossi per rap, non avevamo una cover in scaletta, non avevamo una cover. Noi non abbiamo quasi una scaletta ancora, quindi nel senso abbiamo costruito un po' di cose, eccetera, e quindi la scelta della cover in qualche maniera è stato ok. C'è tutto un mondo che potremmo, come dire, affrontare e che potremmo rendere nostro, ma che già in parte è nostro, e c'è tutto un mondo che per certi versi è lontano come natura, però come nucleo fondamentale non lo è. Ho voluto scegliere una voce femminile, ho voluto scegliere la voce femminile, quindi rischiando in qualche maniera parecchio. È stato complicato affrontarlo, ci abbiamo dovuto lavorare tanto perché personalizzarlo è stato complesso, perché c'è sempre il rischio, come con tanti grandi nomi, come con Dalla, come con De André, come con Mina per l'appunto, di rovinare tutto semplicemente, cioè, nel senso di presentare un qualcosa e di esagerare. Non so che cosa abbiamo fatto, probabilmente non come dire, l'artista dovrebbe dire non mi interessa affatto, e quindi non so poi realmente come è resa, come abbiamo reso, però sicuramente è stato molto divertente. Ci ho messo un quarto d'ora a rispondere alla domanda, però... Allora, il responso te lo darà il pubblico, tranquillo, saranno loro a dirti com'è andata. Grazie, Edel, Best, Rezzo Wave Band, Lazio. Ne manca solo uno, il tempo è scorso molto molto rapidamente, manca un solo progetto per chiudere questa carrellata dei migliori 12. Allora, un attimo soltanto, pochi secondi, e poi vi dico dove chiudiamo, in quale regione. E allora ci siamo, tutto pronto. Allora, come si dice, last but not least, ovviamente, chiudiamo questo percorso in giro per l'Italia in Lombardia con la Best Arezzo Wave Band, Atwood. Grazie. Grazie. Ciao Gavriglia! Noi siamo gli Atwood e vi voglio raccontare una cosa velocissima. Noi sappiamo essere un pochettino bipolari, molto gentili, ma ci piace anche tirare quattro sberle, quindi questa sera vi faremo vedere entrambe le cose. Ma siccome, oltre che gentili, siamo anche educati, cominceremo piano. Ma per farlo vi faremo sentire la nostra rivisitazione di un pezzo incredibile, che è Crawling, di Linkin Park. Sì, ho sentito un wuh, ma insomma, rivisto in chiave un po' intima, giusto? Giusto, giusto. E noi... Di solito questo pezzo siamo abituati a farlo con le luci accese, per cui vi chiedo di alzare il vostro smartphone e accendere la torcia e muoverla in questa direzione. So, viene tutto più magico, ve lo garantisco. I primi coraggiosi là in fondo. Io so che qui ci sono gli under 21, ce l'hanno tutti un telefono, io vi vedo. È tutto fantastico. Voi pensate che non vi vedo. Bellissimo, pian piano accompagnate il nostro movimento. Ovviamente se la sapete potete cantare con me. Consuming, confusing. This lack of self-control I fear is never ending. Controlling, I can't seem to find myself again. My walls are closing in. I felt this way before.
reflection. It's haunting how I can't see to find myself again. My walls are closing in. I felt this way before, so insecure. Grazie mille, raga. Allora, noi sappiamo che abbiamo già rubato un po' di tempo raccontandovi le mie cagate che dico sempre, no? Prima di cominciare, quindi vi lasciamo a questa Dangerous. Grazie mille, noi siamo gli Hotwood da Milano. Inside my head that I just cannot figure out. Please brush it off and just say everything is okay. I'm not gonna buy it now. More broken than ever. Surrender without you. But now I'm not lonely. I am her without you. It's dangerous the way you turn around and spin me up. Questo è l'ultimo ritornello. Abbiamo ancora bisogno del vostro aiuto. Sulle mani, caviglia. Bellissimo, avete già capito tutto. Grazie mille. Dangerous, it's dangerous. I'm gonna break it down. Break it down. I'm gonna break it down. It's dangerous, so dangerous. I'm gonna break it down. I'm not. It's dangerous the way you turn around and spin me. The way you turn around, it's dangerous. The way you turn around and spin me up.
Grazie raga! Oh, ho perso l'asta, scusate. Eccomi, eccomi. Non vi lascio soli. Io volevo scappare. No, rimani con me. Atwood, Best Arezzo Wave Band Lombardia. Andiamo anche noi davanti, sì. Così. Allora, vi siete presentati con il, come dire, tutta un'esplosione di energia coinvolgendo il pubblico. Di voi hanno notato, sì, magari critici musicali, che riuscite a muovervi su palchi differenti con fluidità e con sicurezza, mista a tante sfumature di colori. Sì. Voi vi ci riconoscete in questo, perché questo è quello che arriva da fuori. Ti devo dire sì, di base, perché è una cosa su cui abbiamo lavorato sempre molto, nel senso riuscire ad essere il più versatili possibile, perché obiettivamente non sai mai su che palco potrai finire, giusto? Dal teatro incredibile alla bettola più pessima, devi essere sempre in grado di cavartela, no? Non ti dico di dare il meglio, perché ci può sempre essere qualcosa che va storto, però di scendere dal palco e dire io quello che potevo fare l'ho fatto. Quindi anche l'onestà, no? Nei confronti del pubblico, vabbè, sì, qualunque esso, sì, sia. Sì, sì. Ne parlavamo prima con i Tête de Bois, che facevano un elenco dei luoghi dove hanno suonato con gioia e sempre con lo stesso entusiasmo. Come nasce questo progetto? Zona base in cui vi muovete, Milano, giusto? Sì, nasce dal fatto che io non sono milanese, non sono nemmeno lombarda. Perfetto. Ecco. Io sono piemontese, mi sono trasferita a Milano ormai, 7 anni fa. E ho conosciuto Daniele, dove cavolo è finito? Ah, lì. Completamente a caso. E abbiamo fatto cover per un mese, abbiamo detto no, scriviamo la nostra roba, e da lì poi abbiamo avuto un po' di cambi di formazione, un po' un casino, poi è arrivato Simone a suggellare quest'unione, capito? E quindi adesso siamo contenti. Allora, proprio parlando di cover, quelle, sì, che, da cui vi siete allontanati, sì, all'inizio, perché è stata più forte la voglia di scrivere canzoni vostre, quando invece vi è stato chiesto per partecipare ad Arezzo Wave di presentare anche una cover e voi avete scelto i Linkin Park, com'è andata in quel caso tornare alle cover? È andata che non ci abbiamo neanche pensato, nel senso, questa è una cover che suoniamo da un po' di tempo perché l'abbiamo scelta con molta cura. Non facciamo molte cover e quando le facciamo appunto le scegliamo con cura perché ci piacciono, perché come ti dicevo oggi siamo dei trentenni nostalgici. Non siamo abbastanza giovani da poter conquistare il mondo, ma non siamo abbastanza vecchi da conoscerlo, capito? Quindi ci rifugiamo nelle canzoni su cui piangevamo quando avevamo 15 anni. E Crawling è una di queste. Quindi vi sentite, come dire, in una sorta di limbo? Sì. Né troppo giovani, né, sì, troppo diversamente giovani, dai, la traduco sì, così. Sì, ragione, sono stata un pochettino maleducata. No, quello no, però ormai si usa dire diversamente giovani. Progetti all'attivo o futuri? Ma allora, adesso, settimana prossima, registriamo un pezzo nuovo, quindi proprio così, subitissimo. E il nostro piano adesso è cercare di suonare il più possibile, ci piacerebbe esplorare al di là dell'Italia, anche un pochettino l'estero, semplicemente perché abbiamo visto che il genere che proponiamo su persone estere in realtà funziona molto, cioè funziona anche in Italia, ma forse all'estero ha un pochettino di presa in più. E quindi vorremmo tentarcela, capito? Ecco, tutto lì. In bocca al lupo. Grazie, tra grazie. L'altro io spero che vi arrivi tutta l'energia di questo applauso, perché grazie, appunto dalla grazie prossima mille settimana avete un bel po' di lavoro da fare. Eh sì, sì, sì. Atwood, Best Arezzo Wave Band Lombardia. Grazie. Grazie mille. Grazie. Allora io guadagno un pezzettino di qua, perché a questo punto terminiamo il nostro viaggio, vi dicevo, in musica per l'Italia, quindi si chiudono le votazioni. You're listening to RKO Radio.